Bentornati a Emergenze Musicali, bentrovati ancora una volta da Dario Albertini. Quanta strada abbiamo fatto nel corso di questa prima stagione? Beh, pensate, arriviamo con questa alla 17ª puntata e mi auguro non siate superstiziosi, io non lo sono, ma nella musica, come dire, c'è sempre una pennellata di fortuna e noi contiamo anche oggi su quella. Arriveremo alla puntata numero 23, dopodiché ci ritroveremo per la prossima stagione nel mese di ottobre. Che dire dell'appuntamento di oggi? Allora, innanzitutto continuiamo a viaggiare. Sapete che ci piace ogni settimana dirvi qualcosa, poco, quel tanto che basta incuriosirvi per andare semplicemente sulla cartina, o meglio ancora, per concedervi, se potete, un weekend nelle zone che andiamo a toccare. Oggi siamo in provincia di Rovigo, andiamo nel Polesine, siamo nell'area del Delta del Po. In televisione se ne sta parlando molto negli ultimi tempi, se ne è sempre parlato. Zona bellissima, ampiamente rivalutata, dove è possibile passare poche ore o una vacanza davvero bellissima all'insegna dell'aria aperta, della natura, del bird watching o semplicemente del cavalcare o camminare fra il fluire dei vari rami del Delta del Po. Cosa facciamo noi oggi nel Delta del Po? Bene, io ho la sensazione che la puntata ci vedrà alle prese con la sperimentazione e con sonorità elettroniche. Ma scopriamolo. Non anticipiamo nulla, voglio dare subito il benvenuto a Millo dei Bright Lights Apart. Millo, buongiorno e benvenuti Bright Lights Apart a Emergenze Musicali. Ah, buongiorno a te, intanto ti ringrazio per la grandissima descrizione della nostra terra, grazie mille e un saluto a tutti. Buongiorno, ciao. La descrizione della vostra terra è fondamentale, oltre per un mio amore personale per quel territorio che ho avuto modo e piacere di visitare tante volte, sia perché a volte, e io credo che sia questo il caso, avremo un contrasto fra questa atmosfera, fra questi paesaggi che inducono alla calma e la grinta della vostra musica. Millo, voi siete un trio, qual è la vostra storia? Allora, beh, il progetto Bright Lights Apart è nato, a dire il vero, all'inizio come mio progetto solista, perché io sono sempre stato un autore di canzoni per le band in cui suonavo, ma avevo tanto materiale che potevo utilizzare. Quindi decisi di fare questo progetto solista. Poi dopo, col tempo, mi sono circondato di musicisti e abbiamo già fatto due album, uno nel 2016 e uno nel 2019. Ci sono stati vari avvicinamenti di formazione finché siamo riusciti ad arrivare, diciamo, a quello attuale, che è un gruppo di lavoro con Stefano e Davide, con cui e mi trovo molto bene ed è molto piacevole scrivere musica insieme a loro. La domanda che io faccio sempre a questo punto non è particolarmente originale, ma sono le risposte a dare originalità a questo momento della trasmissione. Ovvero, io chiedo sempre a questo punto qualcosa sulle influenze e sulle contaminazioni che confluiscono, che andiamo ad ascoltare poi nei brani, ma non solo in quelli che proponiamo, anche in quelli che fanno parte dell'album, comunque della storia dei nostri ospiti. In apertura, Millo, ho parlato di sperimentazione, di elettronica e ci aggiungo anche una pennellata di rock. Tu al proposito cosa mi dici? Sì, è assolutamente così. Vedi, noi siamo tre persone che abbiamo un range di ascolti molto ampio. Non dico che ascoltiamo tutta la musica del mondo, però ascoltiamo sicuramente rock più analogico, quello fatto con basso, batteria, chitarra e voce, ma anche tanta elettronica, che può essere techno, drum and bass, oppure anche rap e hip hop. È ovvio quindi quando ci troviamo a scrivere le canzoni, la nostra musica, tutti questi ingredienti confluiscono nella canzone. Infatti io fin da subito volevo avere degli arrangiamenti di elettronica insieme magari alle parti più rock, perché secondo me mi permettono e ci permettono di avere più soluzioni, più idee creative, nuove possibilità anche nello scrivere le canzoni, cioè possono proprio espandere le tue idee musicali. E quindi quando ci troviamo a scrivere appunto le nostre canzoni, sono
fondamentalmente questi due ingredienti che cerchiamo di bilanciarli, magari a volte prevale l'aspetto più rock, altre volte magari quello più elettronico, però non rinunciamo assolutamente a questi due mondi e cerchiamo alla nostra maniera di farli confluire insieme in una maniera ottimale. Data per scontata la vostra originalità, dacci qualche riferimento. Se tu dovessi dirmi uno o due gruppi, due musicisti che, come dire, vi hanno ispirato, che sono nelle vostre corde e che sono ancora per voi dei punti di riferimento, chi mi diresti? Allora, sicuramente un musicista, un grandissimo artista che mette tutti d'accordo è Trent Reznor dei Nine Inch Nails. Per noi è una band di grandissima ispirazione. Non voglio dire, attenzione, che suoniamo uguale a loro, ma è un artista veramente di riferimento perché anche lui ha sperimentato moltissimo, è stato un innovatore, appunto usa tanta elettronica, è stato un pioniere del genere dell'industrial, usa chitarre rock, è sicuramente un artista dal quale traiamo grandissima ispirazione e mette tutti d'accordo. Magari sono io il fan più accanito dei Nine Inch Nails, però tutti li ascoltiamo nella band, è sicuramente un artista che ci accomuna. Andiamo nel pentagramma e nel testo. Il titolo del pezzo che presentate, lo dico prima in italiano, è La lista delle scuse, Apologies List. È interessante perché mi dà l'idea di un percorso di pentimento che voglia poi dirigere la prua verso una sorta di rinascita. Dici tu, Millo, io non voglio anticipare, cosa raccontate nel pezzo? Ma effettivamente è come dici tu, non è poi così ermetico questo testo, è un, diciamo, il fare il punto della situazione sulla propria vita, guardare cosa si è fatto nel passato, guardare anche a cose magari che sono accadute non proprio, cose non positive che magari hanno fatto anche male alle persone accanto a noi, però alla fine è un messaggio positivo perché è il guardare indietro, capire quello che si è fatto, chiudere la lista delle scuse e ripartire verso il futuro come una persona nuova, quindi un pentimento costruttivo, mettiamola in questi termini. Tanta energia, ma come avete sentito, un percorso fra le pieghe dell'anima, quindi cosa succede nella vita, amici di Emergenze Musicali? Beh, ognuno di noi, fa la sua strada, si commettono degli errori, ogni tanto qualcosa va per il verso giusto, ma alla fine è necessario fare un bilancio. E a quel punto c'è qualcosa di cui pentirsi, qualcosa di cui chiedere scusa, qualcosa che serva per poter, come dire, volgere tutto al positivo, a ricominciare da capo. Quindi, tanta energia, tante emozioni, come dicevo all'inizio, ricerca e sperimentazione anche oggi a Emergenze Musicali, puntata numero 17, un numero che mi sa che a questi ragazzi porterà davvero tanta fortuna. I Bright Lights Apart, e Millo, a cui dico grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo a voi. Grazie mille, un saluto a tutti e seguiteci sui nostri social perché stiamo tornando attivi e quindi ci saranno delle belle novità nei prossimi mesi. Grazie Millo, ciao, a presto. Noi ci fermiamo qui, amici di Emergenze Musicali. Ci ritroveremo come sempre fra una settimana ancora per altre 5 emergenze musicali. Io sono Dario Albertini. Come diceva Millo, cercate i Bright Light Aparts su Facebook e sui social in genere. Noi ve li faremo conoscere ancora attraverso i nostri canali social, il canale Spotify e il canale YouTube, come tutti i protagonisti delle precedenti e delle prossime puntate di Emergenze Musicali. Subito per voi, Apologies List, loro sono i Bright Lights Apart. Every time I walk in the